La particolarità sta nel fatto che non è una semplice cartina come si possono trovare di solito con le indicazioni classiche degli itinerari, quindi tempi di percorrenza, dove passare e cosa trovare, ma soprattutto è una cartina che permette al fruitore, sia straniero, quindi turista, perché abbiamo fatto la versione italiana e inglese, sia del territorio, di scoprire cosa c'è dietro a quello che vediamo, quindi dove si possono vedere le opere di gestione, dove si possono scoprire i segni degli animali, dove si possono incontrare le tracce della storia. Quindi è una cartina che unisce proprio l'aspetto turistico all'aspetto della cultura e della gestione forestale. Nelle due parti ci sono anche un castello, un lago, in quale parte? Allora, nel demanio della Cerventosa, che sono i monti che si trovano sopra Cortona, è molto interessante la presenza di strade, di antiche strade basolate romane, quindi camminando si possono incontrare queste strade, e in più immaginarsi, perché purtroppo non c'è più traccia, ma di un antico castello che era sulla cima di Monte Castel Giudeo, che appunto il toponimo deriva da questo aspetto. Mentre nei Monti del Chianti, quindi nel comune di Cavriglia, si può trovare il castello di Monte Domenico, che sono ruderi ma ancora ben conservati, che ha una particolarità molto interessante, che è una torre capovolta, nel senso che è stata in tempi antichi fatta crollare e ora si trova una torre ma a testa in giù, e poi c'è un lago che serve, è un lago naturale molto, molto bello da vedere, ideale per un picnic o per una sosta dopo la passeggiata, ma è anche molto importante perché viene utilizzato come riserva d'acqua in situazioni di rischio incendio. Un opuscolo interessante, importante da mettere al servizio della nostra comunità e chi viene ospite da noi, riguarda due demani in gestione della provincia, una addirittura di proprietà della provincia che si trova nella montagna cortonese e l'altro Monte Dominici nel Chianti del Valdarno. Sono due demani interessanti al cui interno si trovano, oltre a possibilità di fare passeggiate interessanti e anche scoperte, devo dire, con strutture storico-artistiche di un certo rilievo, sono sicuramente sentieri naturalistici che riguardano il meglio della nostra fauna e della nostra flora, un'arboricoltura interessante, importante, in dei posti anche con vedute direi mozzafiato.